ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Dopo aver presentato il nuovo progetto della stazione di Teramo, che comprende il riassetto del piano del ferro con arretramento del fascio binario e revisione del piano regolatore generale della stazione, oltre al restyling complessivo della struttura per un totale di 23 milioni di euro da fondi PNRR, i comitati di quartiere hanno portato all'attenzione dell'amministrazione la loro idea di riqualificazione dell'aspetto urbanistico. Fondamentalmente la filosofia proposta dal RFI coincide dal punto di vista, diciamo, strategico sulla riqualificazione dell'area della stazione. Mentre loro si sono concentrati però soltanto sull'edificio della stazione, noi abbiamo puntato nelle riflessioni di questi anni proposti dai nostri tecnici la riqualificazione di tutto l'aspetto urbanistico. Cioè un intervento di questo genere non può essere fatto sic et simpliciter, ma deve essere inserito in quello che sarà la città di Teramo del futuro. La stazione ferroviaria una volta era considerata un errore, la ubicazione in quel luogo, e tutti hanno pensato nel corso degli anni che si dovesse continuare e proseguire verso il centro. La nuova città cresce intorno alla stazione e quindi, se non vediamo nel suo complesso, facciamo un errore. Mi sembra però che sia RFI sia il sindaco si siano dimostrati disponibili a un confronto con Macro Area 4, con i tre quartieri che coincidono, e quindi noi siamo favorevoli. Noi abbiamo un interesse che questa opportunità non venga buttata al vento, ma venga fatta insieme ai cittadini. Manca anche il collegamento con la scuola media d'Alessandro? Ah sì, manca per esempio il collegamento con la scuola media d'Alessandro, che era uno dei punti cruciali del nostro progetto, delle nostre ipotesi. Anche loro non si sono posti il problema della pista ciclopedonale. Loro fanno una pista ciclopedonale su Viale Crispi e sulla Gamma Rana, mentre la nostra non passava per niente in collegamento con la strada. Quindi una vera pista ciclopedonale distante dalle strade. Beh, insomma, io penso che comunque l'apertura sia della dottoressa Sara Venturoni, che conosce bene la città di Teramo, sia il sindaco, ci permette di poter confrontare e mutuare i due progetti.